Terzo giorno di Olimpiade per la pallavolo a Pechino, ora siamo a casa Italia, è il terzo giorno che per la squadra femminile, la nazionale di Massimo Arbolini, ha rappresentato seconda vittoria in questo torneo olimpico. Un 3-0 facile a 19, 15 e 21 i parziali per la squadra azzurra, una giornata in cui c'è stato anche l'esordio a Pechino di Tai Aghero. È entrata nel corso del secondo set quando il punteggio era fermo sul 21 a 14, subito nel finale del set un paio di ricezioni e un appoggio positivi, poi Barbolini l'ha lasciata in campo per tutto il terzo parziale, ha detto poi a fine partita il CT che era il momento di farla rientrare nei giochi, per farle riprendere ritmo, per farle respirare dopo la dura prova della morte della mamma, un po' di normalità. Tai Aghero sta recuperando, oggi per l'Azzurra è il giorno della visita a Casa Italia dove ci troviamo in questo momento, domani giornata di riposo e di allenamento e poi mercoledì la sfida contro l'Algeria. Domani invece è il turno di nuovo della nazionale maschile di Andrea Anastasi, l'appuntamento è contro gli Stati Uniti alle 14.30 cinesi, le 6.30 di mattina in Italia. Per Anastasi resta un dubbio, o meglio per i tifosi dell'Italia resta un dubbio sulle scelte del CT, perché in posto 4 nella prima partita ha schierato Paparoni e Cisolla, ma ci sono anche in panchina a disposizione Zlatanov e Martino che scalpitano. Domani sarà anche la volta del beach volley alle 21 cinesi, le 15 in Italia, Lione e Amore giocheranno la seconda partita della loro Olimpiade, sarà contro i russi Barsuk e Kolodinsky allenati dall'italiano Marco Solustri, un'altra sfida davvero impossibile dopo quella persa contro i brasiliani, ma se vogliono continuare la propria Olimpiade Riccardo Lione ed Eugenio Amore devono domani compiere un vero miracolo, quindi in bocca al lupo agli azzurri di Anastasi e a Lione e Amore che giocheranno domani e noi ci rivediamo appunto nella giornata di domani.